Coronavirus alla Spezia, 217 positivi, 22 persone in ospedale, un ricovero in terapia intensiva. Piantagione di marijuana a Levanto, sequestrate una ventina di piante alte fino a 4 metri, denunciato un 62enne. Pubbliche assistenze e servizi funerari, preoccupazione anche dalla Lega Consumatori. Taxi arriva al bonus regionale da 2 milioni di euro per i trasporti in sicurezza. Mauro Meluso è il nuovo direttore generale dell'area tecnica dello Spezia Calcio. Comincia una nuova era nel club. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con i dati relativi al coronavirus in provincia della Spezia. Un ricovero in terapia intensiva dopo settimane, un'impennata dei contagi in provincia. Sono questi alcuni numeri estrapolati dal bollettino giornaliero sui contagi da Covid-19 emesso da Alisa e Regione Liguria. I pazienti ricoverati in tutta la regione sono 39, 22 dei quali nella sola ASL 5, rispetto ai 17 di ieri. Il totale dei casi attualmente positivi nello Spezzino sale a 217, 29 in più rispetto alla giornata di ieri quando erano 188, mentre i contagi emersi nelle ultime 24 ore sono 30. Nello specifico si tratta di un rientro da un viaggio all'estero, 8 casi sono emersi in fase di screening e 21 contatti di caso all'interno della comunità dominicana con link epidemiologico identificato. Sono 470 in provincia della Spezia le persone in sorveglianza attiva. A livello regionale i casi attualmente attivi sono 1594, 39 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono 44 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero. 14 sono in ASL 3, 4 rientri da altra regione, 4 contatti di caso e 6 attività di screening. 30, come detto, sono in ASL 5. E parliamo ancora di cronaca, ma spostiamoci a Marina di Massa, dove ieri si è consumata un'autentica tragedia. Ieri mattina infatti un albero si è abbattuto su una tenda da campeggio. Il bilancio è terribile, hanno perso la vita due sorelle di 14 e 3 anni. Ce ne parla Sergio Diofili. Non sarà possibile donare gli organi di Malak Lassiri, 14 anni, e Janet, 3 anni, le due sorelline morte ieri in un campeggio a Marina di Massa a seguito della caduta di un albero che ha colpito la loro tenda. Lo rende noto l'azienda USL Toscana, precisando che i corpi delle bambine sono a disposizione della magistratura e che non è avvenuto alcun espianto, in quanto anche la ragazza giunta in ospedale era in condizioni che non permettevano la donazione degli organi. Intanto hanno trascorso la notte in un albergo di Massa, padre, madre, una sorella e un fratellino, tutti superstiti delle due bambine morte. Il comune di Massa ha provveduto a trovare una sistemazione per la famiglia, che adesso attende in nulla osta dell'autorità giudiziaria per riportare a casa, a Torino dove abitano, i corpi delle due piccole e fare i funerali. Ieri sera a Massa la famiglia è stata raggiunta dal console del Marocco, mentre il sindaco Francesco Persiani ha proclamato il lutto cittadino. La tragedia ieri mattina al campeggio Verde Mare della Partaccia, dove le due sorelle stavano trascorrendo l'ultimo giorno di vacanza insieme alla famiglia. Intorno alle 7 un pioppo di 4 metri è caduto sulla loro tenda. Due bambine sono state travolte mentre dormivano. Per la più piccola, Janet Lassiri, che avrebbe compiuto 3 anni il prossimo novembre, nonostante le manovre di rianimazione sul posto, non c'è stato nulla da fare. La sorella di 14 anni, Malak, in un primo momento è stata portata in rianimazione al NOA di Massa, dove è spirata poco dopo. In ospedale anche il fratello di 9 anni, la sorella della madre di 19 e i genitori. I 3 minori e i 3 adulti dormivano tutti nella stessa tenda. La procura di Massa ha aperto un'inchiesta, primo atto il sequestro giudiziario dell'area dell'incidente, dell'albero caduto e della tenda, oltre che degli oggetti presenti in quel punto. Nelle prime ricostruzioni, tutto al vaglio degli inquirenti della procura e dei carabinieri, emergono come possibili cause quella di un forte vento, una tromba d'aria che avrebbe raggiunto il camping Verde Mare e le condizioni della pianta caduta. Fine settimana di controlli in centro città per garantire il rispetto delle norme anti-Covid e anche per la situazione relativa al maltempo e all'annunciata allerta arancione che si è verificata questo fine settimana. Ad attuare questo servizio, un servizio interforze coordinato dalla Questura della Spezia
e dalla prefettura. Tra gli interventi, alle 2 di domenica i carabinieri intervenivano per una lite in piazza Garibaldi e rintracciavano in via Fratelli Bandiera due stranieri, entrambi con precedenti di polizia, uno dei quali destinatario di provvedimento di rintraccio, mentre la polizia municipale contestava al titolare di un bar di via Chiodo la sanzione amministrativa per violazione dell'ordinanza sindacale, in quanto la musica era attiva oltre l'orario previsto. I servizi si sono protratti fino a domenica notte inoltrata e proprio ieri verso le 22 le volanti di pattuglia in piazza Brin sorprendevano un 24enne nigeriano residente alla Spezia che veniva sanzionato amministrativamente per l'importo di 400 euro per il mancato uso di mascherina e denunciavano in stato di libertà per aver rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti e aver opposto resistenza al controllo di polizia. Alcuni stranieri in sua compagnia, che in un primo momento avevano cercato di ostacolare gli agenti nell'attività di identificazione dell'uomo multato, venivano allontanati e ammoniti a rispettare le norme sul distanziamento sociale. Spostiamoci a Sarzana, guai per una 37enne denunciata per danneggiamenti dalla Polizia di Stato. Lo scorso 9 agosto la donna era stata notata mentre era intenta ad accanirsi contro alcune auto in sosta proprio a Sarzana. All'arrivo della polizia era stata fermata, ma non era stato possibile ricondurla direttamente agli atti vandalici. Solo accurate indagini hanno confermato che era lei la responsabile e quindi è stata denunciata. I carabinieri della stazione di Levanto hanno rinvenuto una piantagione di marijuana consistente in 20 piante dell'altezza compresa tra i 2, i 3 e i 4 metri di altezza inferiore e alcune erano però di altezza inferiore al metro. Tutto è stato sequestrato e il proprietario dell'appezzamento di terreno, un 62enne italiano residente in provincia, dovrà rispondere del reato di produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E nella mattinata di ieri i carabinieri della stazione di Ameglia hanno rintracciato e arrestato un pregiudicato campano dimorante a Fiumaretta. L'uomo, un trentenne di origini napoletane, già noto agli uffici, risultava destinatario di un provvedimento di arresto emesso dal giudice di Verona qualche giorno fa, che lo aveva condannato a 8 mesi di reclusione per concorso in resistenza a pubblico ufficiale commesso proprio a Verona nel dicembre del 2018. Ieri è stato rintracciato, arrestato e condotto alla sua abitazione dove dovrà scontare la pena in regime di detenzione domiciliare. E ora alcune immagini davvero particolari arrivate da tanti nostri telespettatori, sono immagini abbastanza spettacolari che arrivano un po' da tutto il Golfo. Sono gli scatti e le immagini inviati appunto, come dicevamo prima, dai nostri telespettatori della tromba d'aria marina avvistata oggi pomeriggio. E le immagini arrivano dalla costa, dal Golfo e dalle alture cittadine. Si può vedere appunto questo vortice che oggi ha caratterizzato un po' la giornata degli spezzini, un panorama della nostra città che ha lasciato davvero tutti sbalorditi. Cambiamo argomento, 190.000 euro per mettere in sicurezza la strada alternativa al ponte di Villagrossa Calice al Cornoviglio, chiuso a causa di una frana che rende la struttura a rischio collasso. I lavori sono in imminente partenza per riuscire a collegare di nuovo le frazioni di Borsede e De Meduse nel 2021. Più lunghi i tempi di messa in sicurezza del ponte. Vediamo il servizio dove oggi si è tenuto il sopralluogo della Regione. Visita questa mattina a Calice al Cornoviglio da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone per fare il punto sulle criticità che riguardano la viabilità del territorio. Insieme all'amministrazione comunale si è parlato del progetto della strada alternativa al ponte di Villagrossa, al momento chiuso al traffico per questioni di sicurezza. Si tratta dell'adeguamento di una strada comunale finanziato tramite il Fondo Strategico Regionale con oltre 170.000 euro che dovrebbe essere realizzato entro i prossimi 7 mesi. In seguito l'assessore si è recato sul viadotto insieme al sindaco Mario Scampelli e al vice sindaco Paolo Nardini per verificare la situazione e capire come affrontare le indagini geologiche. I tempi non sono per ora quantificabili perché è necessario attendere la valutazione tecnica sulla frana di versante che ha coinvolto la struttura del ponte, per la quale serviranno 4-5 mesi.
Il sopralluogo è stato anche l'occasione per verificare l'avvio dei lavori della struttura commissariale regionale sulla paleofrana di Villagrossa, che vede un finanziamento di oltre 2 milioni di euro. I lavori sono stati consegnati nelle settimane scorse. Nell'arco di un anno verrà messo in sicurezza l'intero versante franoso, che si trova in una zona abitata e interessata ad attività commerciali. Si tratta di interventi strutturali e di regimazione delle acque attesi da anni dalla cittadinanza. Andiamo avanti. In queste ultime ore arrivano segnalazioni di contagi Covid in diversi posti di lavoro. Chiederemo al prefetto un incontro per l'applicazione dell'articolo 3 del protocollo nazionale anti-Covid, che prevede la convocazione del comitato di monitoraggio e controllo e l'attuazione di tutta una serie di misure di contenimento del virus nei luoghi di lavoro, dall'informazione a dipendenti e utenti all'uso dei distanziamenti e DPI. Lo dichiarano in una nota Lara Ghiglione di CGIL, Antonio Carro di CISL e Mario Ghini di UIL. Nella nostra provincia i contagi stanno aumentando, come ricoveri ospedalieri di malati Covid in Liguria. In questi giorni le attività produttive stanno tornando a pieno regime e a breve ci sarà anche la riapertura delle scuole. La nota prosegue: dobbiamo ripartire e tornare alla normalità, ma dobbiamo anche vigilare e contenere il virus per evitare pesanti ricadute sanitarie ed economiche nel territorio. I sindacati concludono: chiediamo grande attenzione anche alle associazioni datoriali. Come sindacati ci mettiamo totalmente a disposizione del monitoraggio in tutti i luoghi di lavoro e per intraprendere azioni comuni a tutela della salute, del lavoro e degli interessi comuni. Andiamo avanti. Covid-19, sotto la mascherina, una sanità in svendita. È il titolo dell'incontro del Partito Democratico, che avrà luogo domani alle 18 al campetto del Limone. Saranno presenti i candidati al Consiglio regionale sia del Partito Democratico che di Articolo 1. Tra i relatori interverrà anche Paolo Malacarne, direttore di anestesia e rianimazione del DEA di secondo livello dell'ospedale Cisanello di Pisa. Seguirà una pericena con prenotazione obbligatoria e contributo di 10 euro a persona. Non si placano i timori per le sorti dei servizi funerari a opera delle pubbliche assistenze in base alla legge regionale. In merito interviene anche la Lega Consumatori della Spezia. Ce ne parla Jacopo Cidale. La Lega Consumatori della Spezia interviene in merito alla nuova legge regionale che esclude la pubblica assistenza dallo svolgere attività di onoranze funebri, che da ora vengono consentite unicamente a ditte individuali o società di persone o capitali che abbiano presentato la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività. Tale aspetto non può che preoccupare, afferma Samantha Castrogiovanni, presidente provinciale Lega Consumatori, sia dal punto di vista sociale che di quello della tutela dei consumatori. Senza le entrate provenienti dai servizi funebri, infatti, verrebbero a mancare risorse fondamentali per le attività sociali dei volontari della pubblica assistenza, che, continua la Lega Consumatori, in tal modo rischierebbero di essere eliminate, ma non solo. Tale nuova normativa, garantendo di fatto la presenza sul mercato alle sole ditte private, potrebbe esporre i consumatori ad un aumento indiscriminato dei costi legati allo svolgimento dei servizi funebri. La Lega Consumatori ricorda poi l'importanza del ruolo svolto dalla pubblica assistenza e dai suoi militi e chiede alle istituzioni di intervenire per far sì che venga assicurato il giusto riconoscimento a quanto fatto da questa azienda e vengano così tutelati maggiormente i diritti dei cittadini ed in particolar modo quelli dei consumatori che vi hanno sempre fatto ricorso. Order intake supportato da un piano di iniziative di marketing e commerciali mirate a partire da settembre, tra i quali San Lorenzo Elite Weekends, saloni privati nei cantieri della Spezia, confermata anche la nostra presenza al Salone Nautico di Genova. Queste sono solo alcune delle novità che emergono dall'assemblea degli azionisti del gruppo San Lorenzo, che in una nota fanno il bilancio a seguito dell'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. In una nota si legge appunto: risultati solidi e un portafoglio ordini da 566 milioni di euro consentono di confermare l'outlook positivo per l'esercizio in corso, con ricavi netti
E prosegue la nota, si prosegue nella strategia di espansione della gamma di prodotti e di introduzione sul mercato di innovazioni e tecnologie fortemente orientate a principi di sostenibilità con ulteriori investimenti. Cambiamo argomento, bonus regionale per il trasporto in sicurezza su taxi e mezzi con noleggio conducente. Possono richiederlo le persone affette da malattie rare, persone con problemi di deambulazione, donne in gravidanza e invalidi civili. A rilanciare sul bonus è l'associazione di categoria Confartigianato. Vediamo il nostro servizio. È stato approvato il bonus regionale per trasporto in sicurezza su taxi e noleggio con conducente. Possono richiederlo le persone affette da malattie rare, con problemi di deambulazione, donne in gravidanza e invalidi civili. Il bonus ha una dotazione di 2 milioni e 200 mila euro. Attraverso questo contributo sarà possibile agevolare la mobilità e l'accesso ai servizi, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ospedali, farmacie, visite ambulatoriali e altri servizi pubblici. Questo bonus deve essere richiesto direttamente dalle persone interessate, che sono le persone affette da malattie rare, le persone con esenzioni perché hanno problemi di deambulazione certificata, le donne in gravidanza e gli invalidi civili al 100% con o senza accompagnamento. Il provvedimento, che deve essere attivato dalla persona attraverso una domanda fatta a Filse, la finanziaria della Regione Liguria, su www.filse.it, dai soggetti interessati, prevede l'attivazione di una carta di pagamento prepagata sul quale verrà accreditata la somma di 250 euro con un limite di utilizzo di 30 euro da utilizzare per corsa su taxi o noleggi con conducente. È una misura interessante, importante, soprattutto per persone che in questo momento con l'emergenza da Covid-19 debbano essere maggiormente tutelate, soprattutto per il trasporto sanitario, per andare a fare una visita specialistica o recarsi in qualche luogo. È un provvedimento interessante che, come Confartigianato, riconosciamo nelle finalità e nell'intento, e quindi auspichiamo che tutte le associazioni che si occupano di persone, di invalidi civili, di persone che hanno problemi di deambulazione, divulghino massimamente questo bando affinché ci siano tante domande anche dalla Spezia. Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno 15 settembre 2020, non oltre le 17:30 del 15 ottobre. Inoltre verranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. Con l'intensificarsi della stagione delle raccolte, in particolare con la vendemmia 2020 ormai alle porte, sono necessari anche per le imprese liguri strumenti agili come i voucher agricoli, che agevolino l'inserimento di manodopera in azienda per evitare ulteriori perdite in un settore che ha già sofferto gli effetti negativi dell'emergenza coronavirus. Lo sostengono in una nota due esponenti di Coldiretti Liguria, cioè il presidente Boeri e il delegato confederale Rivarossa, che in una nota proseguono: alle nostre imprese serve una riduzione della burocrazia, una radicale semplificazione del voucher agricolo, strumento che può rispondere da un lato al criterio di tempestiva disponibilità dell'impiego, che si rende necessario in particolari momenti dell'anno come appunto la vendemmia, e dall'altro può generare opportunità per giovani studenti, pensionati e disoccupati in un momento particolarmente difficile per l'intera società. E ora una notizia di servizio: l'ufficio postale di Sarzana è tornato a essere disponibile per la cittadinanza con orario continuato da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, dalle 8:20 alle 19:05, il sabato fino alle 12:35. Cambiamo argomento, una dichiarazione di intenti ha sancito la collaborazione tra Marina Militare e Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per il raggiungimento di obiettivi comuni. Tra questi è previsto il ripristino dei muretti a secco dell'isola del Tino. Nel corso di un sopralluogo un maestro di muri ha spiegato la tecnica antica di edificazione. Ce ne parla Elisabetta Toracca. La dichiarazione di intenti su obiettivi comuni siglata tra la Marina Militare e l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre prevede tra i suoi progetti l'organizzazione di corsi di formazione, di esercitazioni pratiche e attività di divulgazione di argomenti relativi alla cultura del territorio.
Un'attenzione particolare viene riservata alle tecniche di costruzione dei muretti a secco presenti sull'isola del Tino, per i quali è necessario un recupero strutturale. Oggi siamo sull'isola per un primo sopralluogo. Come si fa a ricostruire questi muretti che sono fondamentali per la salvaguardia del nostro ambiente naturale? Si deve prima selezionare tutti i sassi che vengono giù, che sono venuti giù. Si selezionano per grandezza, quelli più grandi, quelli più piccoli e quelli ancora più piccoli. Si parte da una fondazione che è stabile e si riportano i primi sassi più grandi sul fronte, poi dietro si sistemano di nuovo altri sassi medi, poi sempre a fianco altri sassi più piccoli, e così facendo si fanno degli strati orizzontali di questa struttura che in caso di un muro bassino come questo, 1,40, così 1,30, 1,40, non è molto fondo, perché sarebbe sceso, diciamo, con poco retromuro. Sono muri che sono stati fatti 5-6 metri e quelli chiaramente hanno una profondità di 1 metro, 1,50 metri anche. Ci sono molti giovani e meno giovani interessati a imparare questa che possiamo definirla un'arte antica che comunque deve essere tramandata. Noi come fondazione, in collaborazione col Parco, è già il terzo corso che facciamo, uno a livello europeo, uno a livello regionale e uno provinciale. Ci sono sì più o meno giovani, ma anche qualcuno che è già un pochino più grandicello. Via. Da questo sopralluogo qui all'Isola del Tino che cosa è emerso? Il lavoro è impegnativo, è grande da svolgere? L'intervento per il ripristino di quelli che si vedono, i muri, non è esageratamente grande, però comunque ha una certa importanza. Mi pare che mi abbiano detto anche che però di questi muri ce ne sono all'interno molti da rivedere, se sono frenati oppure no. A quel punto chiaramente aumentano le ore di lavoro, insomma. Torna nel fossato della fortezza Firma Fede nel centro storico di Sarzana il festival Parallelamente, la 7ª edizione, coordinata da Virginia Galli, Francesca Giovanelli ed Elisa Palagi, operatrici culturali sarzanesi. Vedrà protagonisti diversi artisti e artiste del territorio che con le loro performance valorizzano il lavoro collettivo e il dialogo. L'iniziativa è curata sia dal Comune di Sarzana che dalla Fondazione Cari Spezia. L'appuntamento si terrà giovedì 3 settembre nel rispetto delle norme di sicurezza contro la diffusione del Covid. Per questo motivo è obbligatoria la prenotazione. 5.000 euro per il comune di Castelnuovo Magra dal ministro per i beni culturali per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il contributo è destinato alle biblioteche per acquistare libri a sostegno dell'editoria libraria. I libri dovranno essere acquistati entro il 30 settembre, per questo il comune lancia un appello a tutte le associazioni, i consigli di frazione e i comitati. In una nota si legge: chiediamo loro di proporci titoli di libri i cui iscritti, grandi e piccoli, sarebbero interessati a leggere. Possono essere romanzi, saggi, fumetti, graphic novel o approfondimenti su tematiche specifiche. Verrà stilato un elenco, quindi saranno acquistati e messi a disposizione in biblioteca. L'ultimo termine per queste indicazioni è lunedì 7 settembre, scrivendo una mail a attivitaculturali@comune.castelnuovomagra.sp.it. In occasione della ripresa della scuola di volo domani 1 settembre dalle 9.30 fino alle 18, gli istruttori dell'Aeroclub Lunense accompagneranno in volo studenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni per provare la loro attitudine a pilotare un aeromobile. Le prenotazioni fino a esaurimento posti saranno effettuabili telefonicamente contattando Gianfranco Desideri al numero 335 3685 49. E apriamo la pagina sportiva calcio, una guida di enorme esperienza per la nuova stagione sportiva
della scuola calcio del Magra Azzurri. Conosciamolo nel servizio di Andrea Catalani. Dunque, per la prossima guida della scuola calcio del Magra Azzurri, una persona, un addetto ai lavori, come vogliamo chiamarlo, di grande, di somma esperienza, vero? Con un notevole bagaglio di esperienza alle spalle. Sì, dopo 38 anni di allenatore, sono gli ultimi 5 anni fatti a Follo, sono stato chiamato da una società, il Magra Azzurri, che avendo un progetto molto importante mi ha entusiasmato la cosa. A me le sfide piacciono molto e questa è una bella sfida. Lavorando con un progetto serio e con delle persone valide si riesce a gestire tutta la questione. Ecco, io sono orgoglioso di far parte di questa società, una delle più grandi, una delle più importanti società della provincia di Spezia, e speriamo di far bene, ecco. Certo, i presupposti ci sono e niente. Veloce flash su questo bagaglio che abbiamo tanto magnificato in apertura di servizio. Di pure. Allora, io come allenatore 38 anni che sono che faccio questo lavoro, e ho allenato alla Praese, Sestrese, e Amicizia, Lagaccio e alla Sampdoria. Alla Sampdoria cosa hai fatto? E niente, scuola calcio, anche lì, sì, scuola calcio. Poi mi sono trasferito a Spezia, dove ho militato nel Don Bosco, 5-6 anni, ora non mi ricordo più, Real Valdivara, scusa, Mamas e Taros, e ultimamente a Follo 5 anni. Senti una cosa, come calciatore dunque cos'è che avevi fatto? Niente, io ho fatto tutta la trafila nell'Entella, dai Pulcini a arrivare sino alla prima squadra. Parliamo di Spezia Calcio, Mauro Meluso è il nuovo direttore generale dell'area tecnica dello Spezia Calcio. Comincia così una nuova era per il club. Lo Spezia di Mister Italiano oggi si è radunato, intanto è arrivato all'ufficialità sull'avvenuta iscrizione in Serie A, ce ne parla Jacopo Cidale. La notizia di poco fa, Mauro Meluso è il nuovo direttore generale dell'area tecnica dello Spezia. Calabrese, 55 anni, firmerà un contratto triennale. A lui l'incarico di creare una rosa competitiva per la Serie A. Ora si potrà dunque cominciare a parlare di calciomercato e di come rinforzare la squadra. Cosa che altre società stanno già facendo. Alcune di queste hanno messo nel mirino anche giocatori aquilotti. Ultimo in ordine di tempo, Salva Ferrer. Su di lui c'è l'interesse di Bologna, Fiorentina, Sassuolo e Sampdoria. Ma non solo. Avrebbe infatti chiesto informazioni addirittura al Real Madrid. Ci sono invece due nuove entrate per quanto riguarda lo staff di Vincenzo Italiano, Ivano Tito e Stefano Firicano, rispettivamente preparatore atletico e analista di partita. È iniziata oggi la stagione dello Spezia 2020-2021, la prima storica in Serie A. La squadra si è infatti ritrovata agli ordini di Mister Italiano, con un organico comunque tutt'altro che completo. Intanto da oggi lo Spezia è ufficialmente iscritto alla Serie A, lo comunica la stessa società, dopo che gli organi competenti hanno concesso alla squadra la licenza nazionale per poter partecipare al massimo campionato. Le gare interne, in attesa del termine dei lavori di rifacimento dello Stadio Picco, si disputeranno allo Stadio Manuzzi di Cesena. Campionati che prenderanno il via ufficialmente il 19 settembre, mentre mercoledì conosceremo i calendari. In chiusura veniamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani a cura di Limet, il centro meteo della Liguria. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Teleliguria Sud. Arrivederci. Una buona serata a tutti da Daniele Gallo. Il sistema depressionario che ci ha interessato in questi giorni si allontana verso nord-est e pertanto sul Mediterraneo occidentale la pressione torna lentamente ad aumentare. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 1 settembre,
Al mattino il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, un po' ovunque. Dalla tarda mattinata, aumento dell'attività comuniforme nelle zone interne, in particolare sulle Alpi Liguri e tra la Val Trebbia e la Val d'Aveto, dove non escludiamo qualche occasionale acquazzone. Lungo la fascia costiera, invece, il cielo rimarrà soleggiato, con al più qualche passaggio innocuo di nubi. I venti saranno prevalentemente a regime di brezza, il mare mosso al mattino, poco mosso dal pomeriggio. Infine, le temperature minime in calo, ma stazionarie le massime. I valori minimi costieri oscilleranno tra 15 e 19 gradi, mentre quelli massimi tra 24 e 27 gradi. Se volete maggiori informazioni sul tempo di domani e dei prossimi giorni, potete visitare il sito centrometeoligure.com.